Il mio cuore è nato nella lunga estate rovente del 1976. Lily ha 16 anni e vive a Londra con la madre, un'ex modella bipolare che per giunta beve e sniffa. Il papà non l'ha mai conosciuto, se ne sta a Los Angeles e fa regista. Lily suona il pianoforte da quando ha 6 anni. Le piace abbandonarsi completamente alla bellezza della musica. A scuola ha una mezza cotta per Curtis, uno dei ragazzi più popolari. È il chitarrista e cantante dei Naked. Lui però la ignora. Ma un giorno è proprio Curtis, sentendola suonare il piano, a volerla come bassista nella band. Stupita, Lily accetta. Le prove si tengono nel garage di Curtis e anche se alla fine le dita le sanguinano, riesce a suonare il basso e a vincere l'ostilità degli altri membri della band. Lily entra a far parte dei Naked e concerto dopo concerto il feeling con Curtis cresce. I due si innamorano. Nella band arriva un nuovo chitarrista, un ragazzo irlandese, si chiama William e ha talento. Con lui la band vola. I Naked cominciano a farsi un nome all'interno della scena punk e aprono un concerto dei Sex Pistols. Ma al concerto più importante della loro carriera, le cose precipitano. La vita, la morte, non lo so, è sempre dura, ma non si può avere l'una senza l'altra, mai.